l'idea è nata a me quest'inverno insieme in verità ad altri amici con me condividono la passione dello sport e dell'attività amatoria. Ci siamo riuniti diverse volte quest'inverno un gruppo di amici e abbiamo capito e deciso di creare un'attività, una struttura che possa, nella quale si possa praticare attività sportiva in Berceto anche durante l'inverno, quindi una struttura coperta. Abbiamo individuato nella villa confiscata alla mafia qui in Berceto il luogo adatto per poter organizzare questa struttura in modo tale che la villa potesse essere anche vissuta e animata. Abbiamo chiesto il permesso alla cooperativa che gestisce la villa e all'amministrazione comunale, che hanno accettato di buon grado questa nostra iniziativa. Ci siamo autotassati e abbiamo costruito delle aree all'interno della villa dove si possa parlare e praticare lo sport. Ci sono delle aree libere per esercizio a corpo libero, ci sono delle aree attrezzate con all'interno ciclette, tapis roulant, per poter fare degli esercizi guidati. Questa idea è stata ben accettata sia da tutta la popolazione e hanno aderito a questo progetto dai bambini agli anziani. Dottor Gianni Pugliese, era un servizio che prima mancava a Berceto, quindi è motivo di aggregazione per tanti in paese. Sì, perché noi abbiamo voluto utilizzare anche lo sport come motivazione di aggregazione sociale e culturale. Quello che abbiamo voluto creare non è solo un posto per gli atleti, per gli sportivi, per chi vuole praticare sport, ma è anche un posto dove ci si può recare la sera per poter fare amicizia, per poter fare applicazione sociale, per poter parlare di un qualsiasi argomento che possa essere più o meno legato allo sport. In più, adesso che hanno inaugurato anche la biblioteca comunale all'interno della villa, si possono avere dei servizi in più rispetto a quello che era prima, nel senso che ci si può arrivare nella villa e leggere un libro e approcciare allo sport o viceversa. Quello che noi vogliamo divulgare nel paese è l'idea dello sport come stile di vita, perché lo sport non solo fa bene all'anima e al corpo, ma è anche una buona motivazione per un'aggregazione sociale e culturale insieme.